Ottavo giorno del nostro tour in Umbria. Abbiamo lasciato da poco il nostro hotel in zona Assisi. Adesso ci stiamo spostando verso Bettona, proseguiremo poi per Deruta, successivamente Monte Castello di Vivio. Ed eccoci arrivati alla sommità di Bettona. Qui sotto a noi ci sono gli ulivi, mentre qui a destra c'è la chiesa appunto di Bettona. Da Porta San Crispolto entriamo nella città, praticamente qui ci troviamo sotto alla chiesa. E c'è questo ingresso particolare che inizialmente non sembra proprio un ingresso a una città. Ma però lo è, quindi proseguiamo e vediamo un po' dove si esce. Siamo arrivati infatti davanti alla chiesa di San Crispolto. La fontana che si trova tra le piazze Cavour e Garibaldi è a forma ottagonale e risale al 1889. Sempre in piazza Cavour, di fronte alla fontana, troviamo il Palazzo del Podestà, che oggi ospita il Museo della Città. Questa è la chiesa di San Francesco, che apparteneva alla Confraternita della Morte. Adiacente alla chiesa di San Francesco troviamo invece la collegiata di Santa Maria Maggiore, che è la chiesa principale di Bettona, e la tradizione dice che sia sorta nella casa della Miracolata di San Crispoldo. Di fronte alla chiesa di Santa Maria Maggiore troviamo l'oratorio di Sant'Andrea dove sono contenuti degli importanti affreschi. Gli affreschi sulla parete sinistra presentano la lavanda dei piedi e sotto la Passione di Cristo. Non abbiamo capito il motivo, ma abbiamo notato su tutte le pareti e appese alle maniglie delle case tutti questi sacchetti contenenti dei fiori. Probabilmente è un qualche tradizione oppure per qualche festa del paese particolare.
abbiamo appena lasciato il borgo di Bettona e adesso stiamo scendendo verso Deruta. Non dovrebbero essere tanto distanti le due città, circa 10-15 km. Siamo arrivati ora a Deruta, questo piccolo borgo famoso soprattutto per le ceramiche di Maiolica. Adesso parcheggeremo la macchina e andremo a visitare il centro storico. Piazza dei Consoli con la fontana e in fondo si vede il campanile della chiesa di Deruta. Sempre in questa piazza troviamo l'Istituto Statale d'Arte. Abbiamo trovato questo piccolo vicolo che scende dalla piazza con delle frasi importanti o dei detti particolari ed è tutto ornato di decorazioni. Guardate, c'è tutta proprio una discesa con tutti questi messaggi, tutte queste frasi, ornamenti, fiori. Guardate che bello! Un'idea molto carina e simpatica. Questa è la chiesa di San Francesco. Sul lato opposto della chiesa c'è il palazzo comunale. Vicino alla chiesa di San Francesco si trova il Museo regionale della ceramica che nasce in un antico convento francescano. E si può notare all'interno di esso la lavorazione della ceramica dall'antichità fino ai giorni d'oggi.
Qui siamo arrivati al giardino pubblico con una vista panoramica da Deruta. Adesso proviamo a testare la panchina di Magnolia. Comode o belle rigide? Belle rigide ma comode. Ah, meno male. Ceramiche Deruta. Mentre suona mezzogiorno, noi ci riposiamo un pochettino, prendendo un po' di fresco in questo bellissimo giardinetto, seduti come abbiamo fatto vedere prima sulla panchina di ceramica. Inizialmente non è molto comoda, però poi inizia a essere abbastanza comoda. È bella dura, perché la ceramica si sente. Però devo dire che si sta benissimo, vero? Confermo. E poi c'è anche una bella vista qui sotto al paesaggio sottostante. Allora, stiamo riuscendo dal borgo di Deruta. La nostra prossima meta sarà Monte Castello di Bibbio, che dista un 30-35 minuti di auto. Eccoci sulla strada per Monte Castello di Bibbio. Adesso siamo quasi arrivati. Il paese distava circa 30 km da Deruta. Prima di raggiungere Montecastello di Bibbio abbiamo deciso di fare una pausa pranzo, visto che eravamo abbastanza affamati. Poi dopo proseguiremo il nostro percorso e raggiungeremo il borgo. Quindi a dopo. Dopo la pausa pranzo, attraverso questa strada stiamo raggiungendo il centro storico di Montecastello di Bibbio. Eccoci a Monte Castello, da qui accediamo al borgo. L'attrazione più famosa di Monte Castello di Bibbio è il Teatro della Concordia, considerato patrimonio storico e culturale italiano. Con i suoi 99 posti è considerato il teatro più piccolo del mondo. Oggi, essendo lunedì, purtroppo abbiamo trovato il Teatro della Concordia chiuso. Peccato, perché ci sarebbe proprio piaciuto andare a visitarlo. Negli altri giorni della settimana, dal martedì alla domenica, è possibile visitarlo pagando un biglietto di 5 euro e facendo una visita guidata. Inoltre, dietro al teatro troviamo il Monumento dei Caduti e la Torre Campanaria. Piazza Garibaldi sorge la Chiesa Santa Illuminata. Arriviamo poi in Piazza Vittorio Emanuele, dove oltre a un bel pozzo sulla piazza troviamo la chiesa parrocchiale di Santissimo Filippo e Giacomo. Inoltre, un'altra cosa bella di questa piazza è che si affaccia sulla pianura sottostante, regalando una bellissima vista fino addirittura alla città di Todi, che troviamo là davanti. Abbiamo lasciato il borgo di Monte Castello di Bibbio e ci stiamo spostando ora verso il nostro secondo albergo. Altra bella stradina particolare per raggiungere la nostra seconda base del soggiorno in Umbria. Anche qui molto bella, caratteristica e immersa nella natura. Sospettiamo che ci rispondano e poi tac, ci aprono il cancello. Siamo arrivati nella nostra seconda base del tour in Umbria e questa è la camera che ci è stata assegnata. E la vista che abbiamo fuori dalla camera è qualcosa di spettacolare.
Siamo ripartiti dall'hotel dove abbiamo lasciato giusto le valigie e fatto il check-in e adesso ci siamo rimessi in macchina direzione Terni. Siamo quasi arrivati, questa è la strada che stiamo percorrendo per arrivare al centro storico. Arrivati a Terni, entriamo dal parco Gianfranco Ciauro e ci dirigiamo verso la Basilica di Santa Maria Assunta tramite questo parco. Qui ci sono le scale che salgono su dalle mura e si dovrebbero arrivare ai giardini sovrastanti. Queste sono le mura dell'Anfiteatro Fausto, che sono praticamente a ridosso della chiesa di Santa Maria Assunta. E la strada porta alla piazza, appunto, della chiesa, che dovremmo trovare qui adesso davanti a noi. Ed eccoci arrivati in Piazza Duomo, dove c'è il Duomo di Terni. Piazza Mario Ridolfi, ci sono gli uffici comunali e il comune di Terni. Nascosto dietro Piazza della Repubblica e chiamato anche Tempio del Sole, troviamo la Chiesa di San Salvatore, che è il più antico monumento della città e si compone da un corpo circolare e uno longitudinale. Questa è la piazza principale di Terni, mentre da qua inizia poi la Via della Movida. Spostandoci dalla piazza principale di Terni, arriviamo alla chiesa di San Francesco. Allora, sotto la porta Sant'Angelo, qui nella città di Terni, vi salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, che sarà il nono episodio e vedremo dove andare, perché al momento adesso dobbiamo valutare un po' di cose per il tempo, meteo, le tempistiche e tutto il resto. Comunque, qui da Terni ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Continuate a seguirci. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Allora, noi siamo appena rientrati al nostro casolare e ci è stato offerto un liquorino al quale non potevamo ovviamente rifiutare. E questo è lo spettacolo che ci stiamo godendo da qui. Praticamente questo qui è un casolare su una collina con un porticato esterno che poi vi faremo vedere meglio. E noi siamo qui belli fuori a prendere una bella ariettina fresca che ci sta tutta.